In questo numero, Economia e Covid, la Toscana punta sugli investimenti. Presentato il nuovo rapporto dell'IRPET nel 2020, previsto un calo del PIL dell'11%. Rossi, la Toscana ce la farà. Studio sicuro, in Toscana una nuova campagna della regione per orientare i giovani nella scelta didattica post-diploma. Viaggi gratis in treno per i diciottenni toscani. La regione lancia per il secondo anno l'iniziativa Un'estate a bordo treno. Nel 2020 la crisi economica generata dall'emergenza Covid provocherà in Toscana un calo dell'11% del prodotto interno lordo, con conseguenze pesantissime. Impoverimento della popolazione, aumento delle disuguaglianze sociali, perdita di posti di lavoro. Secondo il rapporto, nei primi mesi del 2020, a causa del lockdown, si è assistito al crollo delle attività produttive e una diminuzione delle esportazioni del 5,7%. Gli effetti sulla produzione si sono tradotti in un calo del 22% nei primi 4 mesi dell'anno contro il 18,6% della media nazionale. Il decremento si è concentrato nei mesi di marzo e aprile, anche se il rallentamento era già iniziato nei 2 mesi precedenti a causa dell'interruzione forzata delle importazioni dalla Cina, da cui dipendono le forniture di materie prime per alcuni settori strategici dell'industria toscana. La crisi si è poi estesa anche ai servizi, partendo da quelli legati al tempo libero, come il turismo e la ristorazione. Il coronavirus, come si può immaginare, è stato un fatto disastroso, ha colpito pesantemente il nostro paese e nel nostro paese ha colpito in modo particolare tutte quelle aree più aperte al commercio internazionale e più turistiche. La Toscana aveva tutte e due le cose, ha tutte e due le cose come punti di forza, turismo ed esportazione. Quindi la caduta di queste due grandezze ha determinato un crollo nel PIL che noi stimiamo intorno all'11%, insomma una cifra molto consistente, che vuol dire in termini di occupazione, vuol dire anche una perdita consistente di ore lavorate. Quindi è una delle peggiori crisi, diciamo la peggiore crisi della nostra storia. Secondo i ricercatori dell'IRPET sono due i motivi principali di allarme per l'economia toscana. Questa crisi preoccupa per due motivi. Il primo motivo è che appunto colpisce molte categorie. Dietro la caduta del PIL di oltre il 10% ci sono molte disuguaglianze che aumentano, persone che perdono lavoro, persone che vedono ridotto fortemente la loro retribuzione. Però c'è anche un altro fatto importante che riguarda il futuro, perché il futuro di un'economia dipende molto dalla sua capacità produttiva, dagli investimenti fatti, dal lavoro messo in moto. Ecco, questa crisi ha eroso ulteriormente il capitale produttivo e il lavoro, quindi è come se ci fosse un motore più ristretto. Da dove ripartire dunque? Secondo l'IRPET, da rilancio degli investimenti affidando un ruolo centrale ai soggetti pubblici. Il rilancio degli investimenti è essenziale per far ripartire questo sistema. Essenziale lo era in passato, lo è a maggior ragione oggi. Il rilancio degli investimenti oggi ha un problema di fondo, che i privati hanno aspettative negative e quindi non hanno interesse ad investire. Quindi gli investimenti devono essere pubblici. Nasce così il problema delle risorse. L'Italia uscirà dall'emergenza sanitaria con un rapporto debito-PIL superiore al 660%, quindi poche risorse per coprire l'emergenza e rilanciare il futuro. Qui l'Europa ha un ruolo fondamentale, perché i fondi europei sono gli unici fondi, o comunque una parte consistente dei fondi, che potrebbe essere destinata a investimenti. Quindi su questo punto credo che la discussione debba essere forse un po' meno ideologica di quella che in questi giorni sentiamo dire, perché il rilancio degli investimenti con i fondi europei diventa una questione essenziale di sopravvivenza e di rilancio del nostro sistema. Il rapporto dell'IRPET evidenzia che fra il maggio 2020 e il maggio 2019 in Toscana sono stati persi 53.000 posti di lavoro, a cui vanno ad aggiungersi, in termini di costi della crisi, i 638.000 lavoratori che beneficiano della cassa integrazione e delle altre misure di sostegno varate dal governo. Alla fine la contrazione del PIL sta mettendo a rischio in Toscana almeno 100.000 posti di lavoro. Io, sapete, sono convinto che è fondamentale rilanciare gli investimenti. Occorre passare dai 2 miliardi di investimenti, che sono quelli che tipicamente abbiamo in Toscana, a qualcosa come 5 miliardi di investimenti.
quindi occorre all'anno. Quindi occorre da un lato rilanciare tutto ciò che è bloccato. Io sono favorevolissimo al decreto del governo che prevede l'accelerazione, che prevede commissariamenti, che prevede di ispirarci a un po' al modello Genova. Ecco. Fra questi il presidente della Regione Rossi ha elencato la Darsena Europa a Livorno, il completamento del porto di Piombino, il potenziamento dell'aeroporto di Firenze e l'autostrada tirrenica, le opere dell'alta velocità ferroviaria, le terze corsie autostradali, tutta la partita della sanità. Abbiamo già un blocco di 5-6 miliardi per i prossimi 5 anni che può essere sbloccato in tempi rapidi. Bisogna aggiungere a queste altre risorse, altri investimenti che possono riguardare la scuola, che possono riguardare l'università, l'ambiente, che possono venire in buona parte anche dall'Europa. Il presidente della Regione Rossi ritiene comunque che la Toscana abbia tutte le carte in regola per agganciare la ripresa post-Covid. La Toscana nel processo di globalizzazione è riuscita a collocarsi bene, ad attrarre anche molti investimenti, pensate soltanto agli investimenti della farmaceutica, pensate a quelli di General Electric che rifornisce di turbine ormai tutto il mondo, ma pensate anche alla conquista dei mercati internazionali che hanno fatto i prodotti più classici della tradizione toscana come appunto la moda, oppure gli yacht. È paradossale un po' che la regione che ha più a cuore il tema dell'eguaglianza, così ci dicono tutte le statistiche, sia al contempo la regione che fa prodotti che piacciono particolarmente alle borghesie mondiali. E purtroppo la diseguaglianza è destinata ancora ad accentuarsi, in un certo paradosso però noi ci stiamo e riusciamo a competere. Io confido che questa ripresa ci sarà. Università e percorsi post-diploma. Studiare in Toscana è sicuro anche in questo momento difficile dovuto dall'emergenza coronavirus. È questo il messaggio del progetto della Regione Toscana Studio Sicuro, nato per orientare i giovani nella scelta didattica post-diploma attraverso una campagna di informazione e un sito internet con tutte le informazioni tra diritto allo studio e percorsi formativi. La Toscana durante l'emergenza Covid ha adottato tutti i provvedimenti necessari per permettere agli studenti di poter continuare a studiare in sicurezza. Ma non solo, la Regione ha stanziato 6,5 milioni di euro tramite l'azienda per il diritto allo studio per misure straordinarie in aiuto di studenti e borsisti. Abbiamo messo in campo tutta una serie di misure e soprattutto abbiamo messo in campo tante risorse che sono risorse regionali e risorse nazionali e risorse del Fondo Sociale Europeo attraverso appunto Giovani Sì, sia per raccontare ai giovani che studiare in Toscana si può fare, sia appunto per sostenerli nel loro studio. La Regione infatti ha anche disposto per l'anno scolastico 2020-2021 borse straordinarie Covid e contributi per alloggi dei fuorisede. Un messaggio dalla doppia valenza, quindi: studiare in Toscana è sicuro sia dal punto di vista del diritto allo studio, ma anche per i provvedimenti anti-Covid adottati durante il lockdown. Per il secondo anno consecutivo, la Regione offre ai ragazzi toscani che quest'anno compiono 18 anni, i nati nel 2002 per intendersi, la possibilità di viaggiare gratuitamente sui treni regionali per tutto il mese di agosto. Per usufruire di questa offerta, i giovani interessati dovranno richiedere la Smart Card Unica Toscana nelle biglietterie o presso i desk di Trenitalia situati sul territorio regionale, oppure inoltrare la richiesta per mail all'indirizzo unicatoscana2002@trenitalia.it, allegando il modulo disponibile sul sito di Trenitalia e una fototessera. Sarà sufficiente far partire la richiesta per ottenere un documento di viaggio valido in attesa di ritirare la carta vera e propria e iniziare subito a viaggiare gratis. Durante tutto il mese di agosto potranno viaggiare in treno gratuitamente per raggiungere la costa, per visitare le nostre città d'arte, per visitare le nostre vallate delle aree interne e per conoscere magari e scoprire quella Toscana più nascosta fatta di tanti borghi che sono bellissimi.
Per quanto riguarda invece il rimborso degli abbonamenti non utilizzati da studenti e pendolari nei mesi di lockdown durante l'emergenza Covid-19, l'assessore regionale trasporti Vincenzo Ceccarelli assicura che la situazione sta per sbloccarsi. Il rimborso è stato finanziato dal governo con il decreto rilancio, tuttavia il decreto non è stato ancora convertito in legge. Entro il 20 di questo mese il decreto deve essere convertito e sarà convertito in legge. A quel punto lì avremo le indicazioni precise di come potranno essere fatti questi rimborsi, se la concessione di un voucher, se con il posticipo della validità degli abbonamenti, se con i rimborsi. Tutto questo sarà fissato in legge e noi dal giorno dopo daremo precise indicazioni alle aziende, perché saranno le aziende che gestiscono il servizio a dover provvedere al ristoro degli abbonamenti non goduti.